it weighing heavy or is it clear for the flight? And are you hiding in the dark cause you in fear of the light? You see it's all day, my daughter asked me why the moon was out at noon. I said I didn't know, but maybe he too wants to see him in a different light. Instead of just a night, sometimes we have to show all sides and go places we might not like to. Appreciate our current longitude and latitude and leave behind our day to day to see the magnitude. Yeah, except the will to choose, nothing's ever absolute. Dream about the good life, but awake with a bad attitude. The decision falls on you, your decision falls on me. Choose your road, I'll choose mine, and maybe someday I'll pass on me. I really do, I hope to see you living up on cloud now. Ho anticipato alla festa dell'unità e oggi è stato ufficialmente presentato il piano per combattere il degrado urbano fatto dalle scritte sui muri. Il sindaco Sergio Cofferati, con un nuovo pugno di ferro che gli valse il soprannome di sceriffo, dichiara guerra ai graffittari. C'è la legge va applicata, come ho sempre detto, senza nessun timore, e va applicata laddove prevede la disponibilità di strumenti per azioni di contrasto che devono essere rigorose. Vogliamo tenere pulita la città, vogliamo eliminare il vandalismo grafico, chiediamo la collaborazione a tutti i cittadini, dopo una passata ce ne sarà un'altra, andremo avanti fino a quando la città non tornerà a essere pulita come merita. Adesso cominciamo con Via Indipendenza, poi ci dedicheremo a Via San Felice e un po' alla volta faremo tutte le principali strade del centro storico. Questo è possibile grazie a un investimento del Comune di 500.000 euro che abbiamo concordato anche con i sindacati, diamo lavoro a cooperative sociali che abbiamo formato e sanno bene come vanno puliti i muri, soprattutto come vanno mantenuti in accordo con la sovrintendenza. Però le cifre non sono così alte. No, no, anche perché poi probabilmente facendo una scelta tutti insieme. 120 euro, 200 a seconda, no? Sì, grandezza. Ringrazio in questa occasione i tanti cittadini che si stanno organizzando, aiutati da noi o spontaneamente, per pulire i muri. Noi stiamo per concludere un accordo con gli amministratori di condominio che consisterà semplicemente in questo: la prima passata di pulizia la facciamo noi, potranno in un secondo momento, semplicemente con una spesa annua per tutto il condominio di 100 euro, attivare il servizio con queste cooperative sociali che provvederà alla pulizia dei muri. Occorre impegnarsi tutti perché il vandalismo grafico è un fenomeno non solo bolognese ma che a Bologna incide particolarmente, e io sono convinto che se tutti ci diamo una mano riusciremo a affrontare anche come merita questo tema. Non stiamo parlando di graffiti, stiamo parlando di vandalismo grafico. Buongiorno, visto che abbiamo pulito tutta la strada, sta facendo veramente un grande lavoro. In altre zone della città, quindi incentiviamo l'espressione artistica tramite i graffiti, non bisogna confondere questo con chi semplicemente si diverte
beato lui, a deturpare il volto alla città con scritte o segni incomprensibili. Questi li stiamo anche reprimendo, molti di loro sono stati beccati dalla polizia municipale, vengono sanzionati come permette oggi la legge. L'importante è che i loro genitori non ci dicano che li dobbiamo comprendere. Bisogna che i genitori tornino a fare i genitori anche in questo caso, perché si tratta appunto di puro vandalismo che non ha alcun senso in qualche modo giustificare.